Ciao ragazze, allora vi mostro velocemente questa spesa Eurospin, non è tanto grande, ecco, una spesina piccolina. C'è questa busta e quella busta lì, più questo paccone di carta igienica con 20 rotoli all'interno. È la prima volta che prendiamo questa qui ed è Soft Dream il nome della carta, insomma. Poi iniziamo subito perché comunque, nonostante siano solo due borse, comunque ci sono tanti prodottini. Allora, abbiamo preso queste orecchiette qua perché ho i broccoli da fare e quindi mi piacciono un sacco con le orecchiette come tipo di pasta. Quindi abbiamo preso questo pacco qui da 500 grammi, quindi mezzo chilo. E appunto nei prossimi giorni farò la pasta con e quindi questa sera farò poi la pasta con i broccoli. Poi abbiamo preso sempre della linea Soft Dream di Eurospin questi Scottex. Noi li utilizziamo un sacco per appunto un'ala o diciamo da utilizzare anche come tovagliolo veloce per casa, insomma, quindi sono molto comodi e prendiamo o questo o il rotolone gigante, in base, insomma, alle offerte. Poi abbiamo il solito pane preferito, American Sandwich, sono quelli lì americani, le fette sono molto più grandi, molto più alte per fare i toast, soprattutto sono una bomba, quindi se non li avete mai provati vi consiglio di prendere questo anziché il pane normale che ha le fette piccoline. E di questo dovrebbero essercene più pacchi, infatti là ne vedo altri. Poi ha preso i panciottini, li avevamo già presi, penso li conosciate già se avete visto gli altri miei video spesa. Questo qua è prosciutto e mozzarella e anche qua dovrebbe essercene un altro che al momento non vedo, comunque fa niente. Lo troveremo più avanti strada facendo. Poi una crescenza, poi Ricky ha preso queste merendine, le avevamo già prese una volta in realtà, di questa linea qua, mia mamma ce l'aveva, mi pare mia mamma, ce l'aveva portate per la Befana e sono buonissime, in realtà non di Eurospin, ce l'aveva portate di marca, adesso non mi ricordo di che marca fossero, però super conosciute e devo dire che queste qua dell'Eurospin sono molto molto simili, quindi sono molto buone e molto soffici. Poi due pacchetti, poi ho ripreso la pasta sfoglia perché per chi non ha visto il vlog ve lo lascio qui sopra, vi lascio il link diretto oppure nell'info box. Ho fatto le briochine alla Nutella e sono venute qualcosa di spettacolare. Una ricetta che mi ha ricetta, oddio, è semplicissimo perché in realtà basta la pasta sfoglia e farcire le fettine e arrotolare la pasta, quindi molto molto semplice, non è proprio una vera e propria ricetta, ma è più che altro un'idea che mi ha dato mia mamma. E queste briochine, ho provato a farle così piccoline e ci sono piaciute da impazzire, quindi adesso sono combattuta. O rifarò le briochine piccoline con la Nutellina che è avanzata perché ci sono piaciute tantissimo e ho promesso a Fede che le avrei rifatte, oppure volevo provare a farle più grandi, quindi non proprio il formato della brioche da bar grossa così, però anche solo così provare a farle un pochettino più corpose, un pochettino più grandi. Vedremo, vedremo. Comunque, per sicurezza, io ho comprato due rotoli di sfoglia rotonda. Poi penne rigate. Mi pare ci fosse l'offerta, quindi chi ha preso questa qua. Poi due pacchi di penne rigate, stai su, ok. Poi invece ha preso della linea Dermomed, sempre di Eurospin,
Questi qua che erano in offerta mi pare a 99 centesimi, bagno doccia, i freschi shakerati, rinfrescante, in questo caso ghiaccio e cocco. Sono proprio curiosa di provarlo, sentiamo il profumo, però io quando leggo cocco non capisco più niente, infatti è buonissimo, molto buono il profumo, quindi se vi piace il cocco ve lo consiglio. Ne abbiamo presi due, uno per me e uno per Ricky. E poi un simil Philadelphia che, come vi dico sempre, è identico al Philadelphia. Qua c'è lo scontrino. E poi vi faccio vedere dopo. E il primo sacchetto è andato. Poi nell'altro sacchetto abbiamo il pane fresco, le banane, belle, sono belle grandi. Poi qua c'è gli altri due, ops, scusate, gli altri due sacchetti di pane americano, questo qua grande. Eccoli qua, gli altri panciottini, pomodoro e mozzarella, mettiamo insieme gli altri. Poi abbiamo 3 litri di latte della Land, che prendiamo sempre, molto buono. Poi due pacchi, vabbè, 3 litri insomma li lascio lì, due pacchi di zucchero normale, poi abbiamo la carne per Nala, questa qua ormai la conoscete, la prendiamo sempre, molto buona, a lei piace molto, della linea Radames di Eurospin. Poi, e di queste ce ne sono due per due gusti. Poi passata di pomodoro, due bottiglie. Poi abbiamo i succhi preferiti, ops, di Federico per la scuola, lui piacciono molto questi qua, mele banana, solitamente vuole o questi o quelli alla pera, e basta, perché poi c'è l'altro zucchero, gli altri 2 litri di latte e l'altra carne che è busto, pollo e tacchino, e l'altra era manzo. Quindi questa è la mini spesa da Eurospin. Mi pare che l'importo sia 28, sì, 28,83, quindi comunque abbastanza poco. E niente, ragazze, io spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!